Ciao Silvia. Ciao, buongiorno a tutti. Silvia si definisce una psicologa che allena la mente e non il lamento, e quindi io sono molto felice di lasciarti la parola per il tuo talk, l'ultimo prima della pausa centrale della mattina. Vai Silvia. Grazie. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Io inizio con qualche domanda e vi chiedo, vi è mai capitato di aprire gli occhi la mattina e di pensare, cavolo, vorrei che fosse già sera? Oppure vi è mai capitato di sentire quella stretta allo stomaco e quel nervoso sottopelle la domenica pomeriggio, giusto pensando a lunedì mattina? Oppure ancora, vi è mai capitato di avere un'occasione importante di lavoro, un appuntamento, una situazione e di sentire quella vocina sabotatrice che è nella mente di ognuno di noi, che dice, guarda, sicuramente qualcosa andrà male. Ecco, se vi è capitato qualcosa di questo tipo, o magari è capitato a qualcuno vicino a voi, magari il vostro compagno, la vostra compagna, magari il vostro figlio, vostra figlia, un collega. Ecco, questo talk vorrei che fosse proprio per voi. Però prima di iniziare vi do qualche info per allinearci, perché da questo momento in poi io non utilizzerò più il plurale, ma utilizzerò il tu, perché mi piacerebbe che tu, che mi stai guardando dietro la telecamera, mi sentissi come se io ti stessi parlando proprio magari davanti a una buona tazza di caffè. E poi vi dico, ti dico che non utilizzerò delle slide. E le slide e il PDF te lo troverai sotto la registrazione di questo talk, perché il mio obiettivo è di connetterti con te stesso e te stessa. Ti chiedo quindi di prendere carta e penna e di tenerli lì, perché poi vedremo che cosa fare, e perché in questo tempo alleneremo un'abilità, che è la consapevolezza. Quindi ti chiederò di usare carta e penna non per prendere appunti, ma per prendere consapevolezza, e poi vedremo come. Ma facciamo un passo indietro e cominciamo a parlare di lamento. Ecco, io non so te, ma insomma, la vita non sempre va come vorremmo. E la trappola, proprio lì, a portata di mano in queste circostanze, è il lamento. Ci lamentiamo spesso quando siamo delusi, quando siamo feriti, quando siamo traditi. E ci sta, perché penso che siamo d'accordo che non abbiamo bisogno di supereroi, ma abbiamo bisogno di persone autentiche. Ci lamentiamo di qualcosa che è accaduto, e ripeto, ci sta, ma un po' alla volta finiamo per lamentarci di tutto quello che ci riguarda. A volte ha ragione, altre volte magari un po' meno ha ragione. E il lamento è fisiologico, è la naturale reazione fisiologica del nostro cervello. Ed è per questo che ci sta. Ma il lamento finisce per tirarci dentro le sabbie mobili e per includere molti altri aspetti della nostra vita. E poi è contagioso. Ecco, magari tornate con la mente ad una situazione di lavoro, ad una riunione. Ecco, in quelle circostanze è molto probabile che se una persona, magari io, inizio a lamentarmi, il lamento è contagioso, passa da me, si trasferisce a chi sta vicino a me e poi un po' si espande, ti tira in basso, dentro le sabbie mobili. Il lamento è la naturale reazione fisiologica del cervello e ci consente un vantaggio sociale importante, che è quello di attirare l'attenzione in un modo che è socialmente accettabile. E ci consente di ricevere quella pacca sulla spalla dal collega, dal familiare, dalla persona vicina. Il punto è proprio quello poi di gestire le sabbie mobili e di gestire il contagio. E allora, io ora ti chiedo, perché ciò che voglio mettere nella tua cassetta degli attrezzi per allenare la mente e non il lamento sono delle domande oggi. E sono delle domande un po' controintuitive, poi vedremo perché. Però io ti chiedo adesso di lavorare sulla tua consapevolezza, perché ci sei tu in questo momento con te stesso e te stessa, e puoi sempre scegliere se allenare la mente o allenare il lamento. Quindi ti chiedo di prendere carta e penna e di rispondere a questa semplice domanda. Tu,
Ti lamenti? Sì o no? E dopo aver risposto a questa domanda, velocemente, ti chiedo di darti un punteggio. Da 0 a 10, quanto ti lamenti? Ovviamente secondo la tua consapevolezza e anche secondo la tua percezione. E infine ti chiedo velocissimamente a brainstorming di scrivere 5 cose di cui tu più spesso ti lamenti. Magari ti lamenti del tempo, o magari ti lamenti del tuo stipendio, o magari ti lamenti del tuo compagno, della tua compagna, di tuo figlio, di tua figlia. Ecco, scrivi 5 cose di cui più spesso ti lamenti. E ora facciamo un piccolo recap. Vediamo se ti torna. Abbiamo detto che le cose non sempre vanno come vorremmo. Abbiamo detto che la reazione fisiologica del nostro cervello è il lamento. Abbiamo detto che il lamento ci porta a un vantaggio sociale. Abbiamo detto che il lamento ci tira dentro alle sabbie mobili. E abbiamo detto che il lamento è contagioso. Ecco, ti torna questo ragionamento? Pensaci. Anzi, pensati. Perché come dicevo prima, e gli attrezzi che voglio mettere nella tua cassetta sono delle domande controintuitive. Perché quando si parla di mente, si pensa di spostarsi sul versante cognitivo. Invece io voglio parlarti di corpo, perché il corpo è mente e la consapevolezza parte proprio da lì. E allora ti chiedo di fare questo semplice esercizio. Torna con la mente ad un momento in cui nella tua vita le cose non sono andate come volevi. Sicuramente c'è un momento della tua vita in cui le cose non sono andate come volevi. Ecco, faccio una parentesi. In quei momenti sarebbe sempre utile ricordarsi quella frase che sicuramente conosci della psicoanalista statunitense Virginia Satir, che dice: la vita non è come dovrebbe essere, la vita è quella che è come l'affronti che fa la differenza. Allora, torna con la mente ad un momento in cui le cose non sono andate come volevi e scrivi sul tuo foglio com'era la tua muscolatura striata in quei momenti. Cosa intendo per muscolatura striata? Intendo dire, come stavano i tuoi muscoli? Ti sentivi irrigidito, irrigidita? Ti sentivi teso, tesa? O magari ti sentivi svuotato? Scarico, scarica, come se fossi un sacco vuoto e al contempo pesante, ma completamente senza forza. Rispondi a questa domanda. Com'era la tua muscolatura? Come stavi? La seconda domanda a cui ti chiedo di rispondere è: come stava la tua muscolatura liscia? Per muscolatura liscia io intendo la circolazione. Ecco, quando le cose non vanno come noi vorremmo, tende a iperattivarsi o a ipoattivarsi il nostro sistema circolatorio. Significa magari che abbiamo le mani fredde o le mani che sudano, oppure che arrossiamo tutto d'un colpo, oppure che abbiamo degli abbassamenti di pressione improvvisi, ovviamente non dovuti a fattori medici o fisiologici, ma dovuti a fattori emotivi. Ecco, torna con la mente a quel momento e rispondi a questa domanda. Ancora, la terza domanda. Com'era il tuo battito cardiaco in quei momenti? Era un battito normale? Nel tuo range? Era un battito accelerato? Ti dava fastidio? Lo percepivi? Lo percepivi in alcuni punti del corpo, magari nello stomaco, magari nella testa, magari nella gola? La quarta domanda, com'era il tuo respiro? Te lo ricordi? Magari respiravi con la parte alta, magari facevi dei respiri molto veloci. Magari non te lo ricordi. Ecco, se non ti ricordi qualcosa di questo e delle domande precedenti, segnalo. Segna che non ricordi, perché anche questa è consapevolezza. E ancora, come funzionava il tuo stomaco e il tuo intestino in quei momenti? Magari ti si chiudeva lo stomaco, magari non avevi proprio per niente fame, oppure ti si apriva lo stomaco e avevi una fame bestiale. E ancora il tuo intestino come funzionava? Sì, insomma, non facciamo battute, però come stava il tuo intestino? Ultima domanda. Come stava la tua mente in quei momenti? Che cosa potresti scrivere della tua memoria, attenzione e concentrazione? E soprattutto, cosa potresti scrivere di quei momenti della vocina sabotatrice, di quella che è sempre lì,
che ti ricorda che magari non sei in grado, che non sei abbastanza, che devi fare di più. Com'era quella vocina in quei momenti? Era performante, era sul pezzo, oppure se ne stava a prendere il sole? Ecco, facciamo un piccolo recap. Abbiamo detto che non sempre le cose vanno come vorremmo, abbiamo detto che la reazione fisiologica è il lamento, abbiamo detto che il lamento ci dà un vantaggio sociale, abbiamo detto che però ci tira anche dentro alle sabbie mobili ed è contagioso. E abbiamo detto che in quei momenti la consapevolezza, la prima consapevolezza parte dal corpo e parte dal riuscire ad essere consapevoli di come risponde il nostro corpo quando le cose non vanno come noi vogliamo. E quindi, che cosa ci si fa con la consapevolezza? Beh, si parte dalla consapevolezza per acquisire delle tecniche di allenamento mentale. Ed è proprio per questo che colgo questa occasione per invitarvi allo Zoom Club dell'8 aprile 2022, in cui parleremo proprio di tecniche per allenare la mente e non il lamento, e per gestire questi aspetti del nostro corpo che sono automatici e che sono involontari e che spesso sfuggono sia alla nostra consapevolezza che anche al nostro controllo. Però vi lascio un allenamento da oggi fino all'8 aprile. E dico da oggi perché una delle cose che è un po' una spia di allarme che ci dice che stiamo allenando il lamento e non la mente, è quando, non so se è capitato anche a te qualche volta, ti dici, sì sì, ci sta questa cosa, ok, è fattibile, inizio lunedì, magari con tante cose, con un libro da leggere, con una palestra, con un esercizio da fare, con quello schema di pianificazione. Ecco, inizia ora, non domani. L'allenamento che ti lascio è questo. Scegli un quaderno che diventerà il tuo quaderno di allenamento mentale e scriviti le 6 domande che prima ti ho indicato. Scriviti di prendere nota di che cosa succede alla tua muscolatura striata, ai tuoi muscoli, alla tua muscolatura liscia, alla tua circolazione, quindi, al tuo battito cardiaco, alla frequenza respiratoria, al tuo stomaco, al tuo intestino e alla tua mente, quando le cose non vanno come vorresti. E in quei momenti, da ora ad aprile, ecco, segna ogni volta la data e segna che cosa capita, che cosa dice il tuo corpo. Questo esercizio è un esercizio semplice, tanto semplice quanto a volte può essere sfidante. Ha 3 obiettivi. Il primo obiettivo è quello di aiutarti a prendere consapevolezza del tuo lamento. Il secondo obiettivo è quello di aiutarti a prendere consapevolezza di come funziona il tuo corpo. E il terzo obiettivo è quello di aiutarti a prendere consapevolezza delle tue scelte, perché si può sempre scegliere se allenare la mente o allenare il lamento. Quindi chiudo questo speech dicendoti che nella tua cassetta degli attrezzi voglio lasciare queste 6 domande, perché le domande aprono degli spazi di pensiero. E se sono riuscita anche solo a lasciarti una domanda semplice, quasi banale, scontata, ma che ti apre un piccolo spazio di pensiero, beh, questo tempo è stato ben investito. Grazie. Grazie davvero Silvia, mi piace molto l'idea di inaugurare oggi, anche se è venerdì, anche se siamo quasi alla fine dell'anno, questo diario del lamento e della mente. Ti chiedo, ripetici le 6 domande così siamo sicuri di ricordarci che cosa dobbiamo tracciare da qui ad aprile, perché vi ricordo che, come giustamente hai detto, Silvia terrà uno Zoom Club in cui lavoreremo su questi esercizi, faremo proprio la parte pratica, diciamo, dopo aver fatto l'introduzione teorica con questo talk. È uno degli Zoom Club che sono compresi nella Freelance Camp Club, quindi chi di voi è già nel club riceverà l'invito. Chi non è ancora nel club, consideri di entrare nel club, poi nei prossimi giorni vi manderemo un messaggio per invitarvi e darvi un ulteriore spunto per farlo. Un replay delle 6 domande.
Allora, intanto vi dico che vi metterò tutto per iscritto, perché è vero che vi ho detto che non vi metto Ovviamente. le slide perché mi piace parlare con le persone, però vi metteremo tutto, insomma, punto per punto. Però i sei aspetti da tenere in considerazione sono la muscolatura striata, quindi i muscoli, la muscolatura liscia, quindi la circolazione, il battito cardiaco, la frequenza respiratoria, lo stomaco e l'intestino e la mente, quindi memoria, attenzione, concentrazione e la vocina sabotatrice. Quindi un esercizio di mindfulness applicato proprio al come stiamo, essere consapevoli di come stiamo quando ci viene da lamentarci. Sì. Ottimo. Grazie mille Silvia. Grazie, grazie a tutti.